Il problema degli sgomberi è prima di tutto il governo del patrimonio. Se l'azienda regionale lombarda non governa il proprio patrimonio, non è che è lo sgombero di massa, le persone sono persone fisiche. Il tema non è lo sgomberi di massa, perché poi qualcuno mi deve dire dove li allochiamo. Il tema è come governo i processi di gestione del patrimonio pubblico e come intervengo nelle situazioni più difficili, come per esempio via Gola. Allora io credo che il gioco del fumogeno dello sgombero di massa è un modo per nascondere i problemi. Io vorrei una regione Lombardia e un'azienda regionale lombarda che intorno a un tavolo decidiamo scientemente dove interveniamo e come interveniamo per sanificare i quartieri. Poi dentro le occupazioni abusive c'è il mare magnum di ogni cosa, dal personaggio che non sa neanche che esista, visto che ci ha passato degli elenchi dove c'è scritto ignoto in appartamenti occupati, a situazioni delinquenziali da non solo sgomberare ma da arrestare e a situazioni invece di bisogno che devono essere viste e verificate. Lei pensa di avere il giusto appoggio da parte di Regione Lombardia sul piano sicurezza? Io credo che sulle case popolari di proprietà della Regione Lombardia a oggi non ci siamo. Ha intenzione di parlare con Maroni? Ma mi pare che questo è un compito che sta già portando avanti il sindaco. Io credo che la Regione Lombardia debba superare questa fase più di campagna elettorale che di risoluzione dei problemi. È colpa mia e colpa tua. Su questi temi siamo tutti responsabili e tutti insieme dobbiamo avere il coraggio e la capacità di affrontare le cose nella concretezza e non nell'ideologia. Dire tutti via è un modo per dire non faccio niente.